Mr. Rudolph Valentino singing the famous El Relicario in Spanish. Quella che avete appena ascoltato è la voce del divo del muto Rodolfo Valentino, una voce finora sconosciuta, spessa, robusta, che ci fa pensare poco al bel Rodolfo. E chissà se con l'avvento del doppiaggio sarebbe mai stata cambiata. Questa è la funzione del doppiaggio nel cinema, sia quello tradizionale storico, sia quello nuovo che sta avendo un grande successo grazie anche alla televisione. You're a good cop, Giuseppe. You're doing good. You're gonna do just fine. Sei un buon poliziotto, Giuseppe. Ti porti bene, farai un'ottima carriera. It's true, I have killed people, Mr. Bailey. Sometimes to defend myself, sometimes for money. Eh sì, di gente ne ho ammazzata, signor Bailey. Qualche volta per difendermi e qualche volta per contratto. Quando al cinema da ragazzino, 10-11 anni, andavo a vedere film e sentivo le voci, mi ero accorto e mi ero fatto una domanda un po' strana. Perché Terence Hill e Sean Connery parlavano però con una voce uguale? Due attori, soprattutto due attori, uno straniero, l'altro comunque che attore italiano ma di origini straniere, avessero lo stesso timbro di voce. Una domanda che me la sono portata avanti fino a che non sono cresciuto, insomma, che ho cominciato a capire perché poi in Italia c'erano queste voci che somigliavano, che fra l'altro sono delle voci straordinarie, hanno una dizione perfetta, che è la cosa importante anche in una recitazione. E allora io ho imparato a seguire questa arte, quindi a seguire anche il doppiaggio. E una sera, andando a vedere una manifestazione importante a Milano, il Telegatto nella specifica, incontrai per la prima volta Robert De Niro, quindi questo per me è stato straordinario, un incontro bellissimo, ed era insieme a Ferruccio Amendola, cioè la sua voce italiana. Fu subito un'idea straordinaria. Com'è possibile che gli attori italiani che doppiano non sono riconosciuti in Italia, soprattutto con un riconoscimento ufficiale, con un riconoscimento che gli dia l'importanza per il loro mestiere? E quindi, vagando nella mente, cercavo un motivo per pensare a un'idea su di loro e per loro. Incontrai Amendola, lo fermai e gli dissi che avevo un'idea. Lui mi disse: vieni in sala doppiaggio e ne parliamo. Però era un'idea vaga, non gli avevo neanche specificato più di tanto quello che volevo fare, perché macinavo. Mi ero informato, nel 1995 ci sarebbe stata la festa del centenario del cinema. Non esisteva un riconoscimento ufficiale o un premio per i doppiatori del cinema. Lì mi venne l'idea che l'attore americano avrebbe potuto premiare il suo doppiatore italiano, e quindi ho creato, ho disegnato, ho preparato quello che per me è ormai, come considero, oltre le mie due figlie che ho naturalmente, un terzo figlio, il Legio d'Oro. Il premio dei doppiatori, unico in Italia, e nello specifico nel 1995 è stata la prima edizione. Mi serviva un nome importante che desse anche l'importanza subito a una manifestazione di questo genere. In quell'epoca mi trovai a vedere dal vivo Passione Mia, una trasmissione televisiva con Monica Vitti, e ospite c'era Alberto Sordi. Io ero a fianco di Nanni Loy, il grande regista, e gli dissi della mia idea, gli dissi che volevo poter conoscere il grande Alberto. Lui mi disse che me l'avrebbe presentato, subito dopo la trasmissione me l'ha presentato, mi ha detto: questo Vittorio Batteroni, Alberto Sordi. Allora io dissi a lui che avevo questa idea di premiarlo per la voce di Ollio. Lui mi disse: o sei pazzo o sei un genio, come fai a premiare in una manifestazione un attore che ha fatto una cosa 40 anni prima? Era proprio questo il bello della mia idea.
che comunque lì non c'era il tempo, non era l'idea di fare un premio attuale, era un'idea di premio per una cosa che loro meritavano. Lui ha capito l'importanza di questo premio e accettò. E venne appunto a Pontremoli nel 95 a ritirare il Leggio d'Oro. Di lì è nata questa manifestazione che adesso ha un'importanza nazionale, è la prima. Ne sono nate successivamente altre che sono già anche ormai scomparse. Il Leggio d'Oro è cresciuto e in Italia ha girato e ha visto tutta l'Italia intera proprio per far conoscere a tutti i giovani, a tutta la gente, a tutti gli amanti del genere che cos'è il doppiaggio e che cos'è chiaramente una manifestazione che è per loro. E questo premio è diventato ambito perché fra le altre cose io ho avuto l'onore, oltre ad Alberto Sordi e Amendola i primi, di avere le più belle voci del cinema: Maria Pia Di Meo, Luca Ward, Roberto Chevalier, Cesare Barbetti, insomma un'infinità del gotta del mondo del doppiaggio è venuta a ritirare questo premio e nel 2012 sono riuscito anche a espanderlo a un talent, cioè i giovani che possono anche dimostrare di avere talento per il doppiaggio. E infatti nell'edizione scorsa ho premiato Marco Mengoni ed è stata un'altra vittoria, cioè vale a dire una sfida che io ho lanciato, cioè di poter anche allargare gli orizzonti non solo ai mestieranti ma anche a chi si affaccia al mondo del doppiaggio e all'arte e che però lo fa con serietà. Ma io sono nato con lui, con Ferruccio, marciapiede. Ah sì, Ferruccio è bravo, ma io ho una voce più bella della sua. Mi è cresciuto il naso, scusate. Ferruccio riesce sempre a entrare nel personaggio che io ho inventato, non è facile. Mettersi a completa disposizione di un altro, rinunciando totalmente a essere se stessi. Per questo ci vuole una grande umiltà.